Ciao Stefano, ben trovato. Siamo con Stefano Stagnaro, Elastic Design Instructor di Extraordi, specialista della virtualizzazione e founder di Overt Italia. Ci racconti cos'è Overt Italia? Ciao Gaetano, molto volentieri. Overt Italia è una community che nasce ormai 3 anni fa con l'intento di aggregare tutte le persone, tutti gli appassionati, gli interessati alla virtualizzazione open source. C'è un progetto di riferimento ovviamente che è quello di Overt, ma anche tutte le tecnologie che fanno parte dell'universo della virtualizzazione, come il software defined storage, Gluster, e il software defined networking, quindi le reti astratte. La community è molto attiva sia sui social network per aiutare le persone che si avvicinano a questa tecnologia, ma anche nell'organizzazione di eventi, incontri e dimostrazioni. Lasciami dire una cosa, io seguo Overt Italia da sempre, dall'inizio, ma seguo anche le community Overt internazionali e secondo me Overt Italia è tra le più attive in assoluto. Sì, è una piccola nostra eccellenza, quella di, diciamo così, di essere molto attivi e quindi anche riconosciuto a livello internazionale come una delle community più partecipate e più attive. Grande, grande. Ascolta. L'anno scorso avete organizzato, hai organizzato un evento spettacolare che era l'Overt Conference 2017, che direi è andata piuttosto bene. E sulla scia di quella, quest'anno Overt Conference 2018. Raccontaci un po' com'è andata l'anno scorso e cosa ci aspetteremo da quella di quest'anno. Sì, l'anno scorso c'è stata la prima edizione, nata un po' per caso. Di fatto l'obiettivo era quello di organizzare un meetup tra pochi intimi. In realtà poi abbiamo visto da subito che ci sono state numerose richieste di partecipazione e abbiamo sfiorato i 100 partecipanti. E questo anche grazie a un'importante telco italiana che è Fastweb, che ci ha ospitati, ma anche in virtù del fatto che all'interno della loro offerta Fast Cloud sono presenti tecnologie quali OpenStack per il cloud più spinto, e proprio Overt, nella sua variante commerciale Red Hat Virtualization, per quella che invece sono le esigenze di data center virtualization. Chiarissimo, questo ci dice una cosa importante, come nei mondi enterprise, nei mondi mission e business critical, progetti open source che poi hanno la valenza enterprise commerciale basata su Red Hat e il cappello rosso, sia una presenza importante a discapito dei progetti, prodotti famosi chiusi, non open source. E questa è una grande cosa. Io ho visto in Fastweb i progetti basati su Overt, su OpenStack, su Red, su OpenStack, li ho visti anche in ambienti finanziari complessi e questo è una cosa molto bella. Quindi, dopo il successo della Overt Conference 2017, Overt Conference 2018, organizzata da Stefano, organizzata e supportata da Extraordi, cosa ci aspettiamo da questa conferenza? Sì, allora quest'anno essendo la seconda edizione cerchiamo di fare meglio dell'anno scorso e in proposito abbiamo deciso di dividere la giornata in due fasi. Nella mattina ci sarà questa prima fase chiamata Discovery, pensata per introdurre la tecnologia Overt, il progetto Overt, sia dal punto di vista della community, sia dal punto di vista pratico, quindi le installazioni di base, le configurazioni. Pomeriggio invece avremo una parte chiamata appunto Exploration, dove entreremo un po' più nel dettaglio, parleremo di integrazione, parleremo di automazione e quindi avremo un importante intervento su Ansible, il tool numero 1 di automation a livello mondiale, e un intervento importante sul rapporto tra OpenStack e Overt, inteso proprio come sinergia tra le due tecnologie in termini proprio di scambio di risorse, quindi non una semplice migrazione, ma proprio la possibilità di utilizzare delle risorse di OpenStack da parte di Overt. Ottimo, ci sarà un tuo speech al mattino, ci saranno gli speech da parte dei software engineer di Red Hat, questa è una cosa molto interessante, avremo altri ospiti, ci sarà un mio speech legato, indovinato un po', alla formazione, sarà una giornata bella, intensa. Sono convinto che avremo un bel numero di iscritti. Già oggi le iscrizioni sono veramente tante. Devo dirti una cosa, la sala per quanto grande non è enorme e col trend che abbiamo, secondo me, andremo in sold out a breve, quindi iscrivetevi as soon as possible. Detto questo, ci vediamo il 16 novembre, sala eventi di Fastweb in via Caracciolo. L'ingresso non è via Caracciolo, ma è No, via via MacMahon McMahon, 55, sì. ok.
la sede conosciuta da tutti come la sede di Caracciolo, esatto. Ma poi l'ingresso sarà in via Macquarie. E sarà un'ottima occasione per approfondire, fare networking, parlare e esplorare tutto quello che è il mondo della virtualizzazione per l'enterprise su progetti, sul progetto OpenStream OVIRT. Detto questo, io ti ringrazio e ci vediamo il 16. Grazie a te Gaetano, ci vediamo, vi aspetto.